Silvia Semeraro all'ambasciata giapponese a poche settimane dalla fantastica esperienza che hai vissuto ai Giochi Europei di Minsk. La medaglia ce l'hai al collo. Raccontaci un po', ripensando alle emozioni che hai vissuto, quello che pensi oggi. Beh, sicuramente tantissime emozioni, è stata una gara molto alta nella visibilità perché appunto ci hanno visto su Sky, tutti i miei parenti mi hanno visto su Sky, quindi è stata molto, molto conosciuta a livello di gara. A livello emotivo è stata molto emozionante perché era una gara di alto spessore, in quanto eravamo solo 8 atleti a livello europeo a partecipare, le migliori 8, e io sono riuscita a portare a casa questo bellissimo oro battendo la campionessa mondiale in carica, la campionessa europea in carica e la campionessa prima del ranking olimpico. Il mio sogno è quello di qualificarmi alle Olimpiadi di Tokyo dell'anno prossimo. Adesso sono quinta al mondo e devo scalare la vetta per arrivare alle prime due, per esserci a Tokyo. Hai fatto tutto, sei andata avanti, ti avrei chiesto questo, e nel tuo cammino verso Tokyo le prossime tappe quali sono? Le prossime tappe saranno a settembre, avrò la Premier League appunto a Tokyo, quindi sarà una gara molto importante e parteciperò sempre con l'Italia e spero di onorare i colori della bandiera italiana e di vincerle, perché da lì appunto aggiungerò altri punteggi e ci saranno altre gare. All'incirca ci saranno 8.000 punti da qui all'anno prossimo da poter fare, quindi la speranza di riuscire a qualificarci c'è. Che per voi è una novità rispetto al passato, ovviamente, perché rientrate nel programma olimpico proprio. Sì, esatto, il karate non è mai stato alle Olimpiadi, quindi per noi è veramente un sogno per tanti ragazzi e per noi già professionisti riuscire a coronarlo. E io spero veramente di esserci, perché sarebbe come toccare l'apice dopo aver vinto europei e mondiali. Le Olimpiadi, voglio dire, è un sogno di tutti, quindi spero di riuscire a raggiungerlo. Fra un anno a Tokyo, se pensi oggi, che immagine hai di te che combatti o di te sul podio? Sicuramente io quello che dico sempre è divertirsi, quindi salirò sul tappeto sicuramente, siccome ho tanta passione cercherò di divertirmi, perché solo divertendosi escono delle belle cose. Poi il karate è uno sport situazionale, io faccio kumite, meno 68 kg, quindi ci vuole tanta fantasia e osare sempre. E crederci, ovviamente, quello non deve mai mancare, quindi spero veramente di far vedere un bel karate, questo è quello che conta.